Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Le idee portanti del pensiero di Genon, la tradizione, i cicli della storia, la crisi della modernità, la funzione del simbolismo come veicolo della scienza sacra, sono alla base dell'opera di Julius Evola, 1898-1974, la cui riflessione sulla storia della civiltà occidentale, già abbozzata in Imperialismo pagano nel 1928, trova un punto d'approdo decisivo in Rivolta contro il mondo moderno, opera del 1934. Qui i principi del tradizionalismo genoniano vengono assimilati, sintetizzati e sviluppati in una visione d'insieme incentrata su una radicale dicotomia tra mondo tradizionale e mondo moderno. Ancor prima che realtà storiche, i due mondi sono, per Evola, tipi universali, categorie a prioriche della civiltà. Il mondo tradizionale ha per centro e sostanza l'elemento sovratemporale e dunque metafisico. Il mondo moderno, quello temporale e fisico. Intimamente connesso alla dimensione spirituale, l'uomo tradizionale esperirebbe un tempo che non è quello storico, lineare, basato sulla successione indefinita di momenti uguali, ma un tempo ritmico, fatto di cicli, ciascun momento dei quali ha un significato e però un suo valore specifico rispetto a tutti gli altri, una viva individualità e funzionalità. Proprio per questa sensazione sovratemporale della temporalità che lo caratterizza, il mondo tradizionale non si presta ad essere studiato col metodo storico. Infatti, in quel contesto, la storia non esiste. Lì la percezione del tempo è di natura ritmica e mitica. Di miti è fitto anche l'ordito narrativo dell'opera Rivolta, dove riaffiora, per esempio, il mitema genoniano dell'Iperborea, sede della primitiva età dell'oro e culla della tradizione primordiale. In epoca qualificata come antichissima, in seguito allo spostamento dell'asse terrestre, gli Iperborei, primi custodi della tradizione, avrebbero abbandonato la regione polare, dando così inizio al ciclo atlantico e alla corrispondente età d'argento. Di contro ad una civiltà nordica portatrice di una spiritualità virile e solare, autenticamente tradizionale, la corrente atlantica sarebbe stata tuttavia corrotta da elementi lunari, tellurici e matriarcali, spie di una spiritualità di ordine inferiore. Nel simbolismo tradizionale di Evola, già trattato nella tradizione ermetica del 1931, con una lettura dell'alchimia come scienza spirituale tradizionale, il principio metafisico, infatti, è visto come maschio, mentre la femminilità corrisponde al dominio della natura e del mutevole. Da qui, sorretta dalla teoria di Bachofen sul matriarcato, deriva la distinzione fondamentale in Evola tra due tipologie di spiritualità: quella nordica,
solare e virile, e quella meridionale, lunare e femminile, le quali, succedutesi all'epoca dell'Iperborea e di Atlantide, erano destinate ad informare ogni posteriore civiltà. In tale lettura metafisica della storia, la spiritualità nordica avrebbe espresso la razza aria, aristocratica e guerriera, che Evola intendeva come razza dello spirito, per distinguere il suo razzismo da quello nazista di stampo biologico. I culti tellurico femminili si sarebbero trovati infine alla base delle civiltà meridionali, principalmente quelle del bacino mediterraneo, caratterizzate da una spiritualità estatica e passiva. Dalla disamina della civiltà occidentale tratteggiata in rivolta, si dipanano ulteriori traiettorie. La questione delle razze spirituali sarà ripresa nel Mito del Sangue, un'opera del 1937, mentre la mitologia nordica, con i suoi correlati simbolici, sarà sviluppata nel Mistero del Graal, opera dello stesso anno. Qui lo scopo di Evola è dimostrare la presenza, in seno al Medioevo europeo, di una vena di spiritualità rifacentesi alla tradizione primordiale nel suo aspetto regale. Le corrispondenti idee, essendo state espresse soprattutto mediante il simbolismo della letteratura cavalleresca. In questa esaltazione delle tradizioni di sapienza eroica, che adombrano una visione e un simbolismo metafisico, la mitopoiesi evoliana assume tratti originali rispetto a quella di Genon. Da un punto di vista tematico, tale posizione induce il recupero di una serie di dati mitostorici, quali la romanità imperiale, la tradizione ghibellina, la leggenda del Graal e il suo background cavalleresco, i quali vengono risemantizzati in chiave esoterica e perennialista. Diventano cioè espressione di un'archetipica saga imperiale in cui l'eroe, il signore e il re, portatori di valori e di influenze non umane, sono da intendersi innanzitutto come immagine del principio metafisico che domina la mutevolezza ciclica e femminile della natura. A monte vi è una diversa concettualizzazione della diade contemplazione-azione. Rigettando il primato attribuito da Genon alla contemplazione, Evola celebra il valore metafisico dell'azione e dei suoi simboli, mettendo in risalto gli aspetti attivi e magici della realtà e dello stesso processo di autorealizzazione. Ed è in relazione a questo che vanno inseriti il pensiero politico e il razzismo di Evola nel segno della rivoluzione conservatrice, senza dimenticare il suo impegno attivo sotto il fascismo nella RSI e durante l'occupazione tedesca dell'Italia. RSI sta per Repubblica Sociale Italiana. Proprio la teoria dell'azione e la sintesi teorico-politica ne hanno fatto un punto di riferimento per il neofascismo e la destra radicale nel dopoguerra e sono ancora fonte di ispirazione per le inedite sintesi politiche che caratterizzano diverse nuove destre internazionali, identitarie ed anticapitaliste.
Nel Mistero del Graal, inoltre, appare pressante l'urgenza di fornire del mito una lettura teorica coerente con l'uso estensivo che ne viene fatto in sede pratica. A costituire il cuore delle saghe e delle leggende del mondo tradizionale, afferma Evola, sulla scorta di Genon, è l'elemento simbolico, il quale è oggettivo e super individuale. Esso viene indotto da certe influenze che si servono della spontaneità creatrice di particolari personalità o gruppi come di mezzo rispetto a fine. Le immagini simboliche suscitate da tali influenze sono recepite dalla coscienza periferica di uno psichismo collettivo, da ricondursi invece ad una vera e propria supercoscienza, che tuttavia Evola non mette in relazione con l'inconscio collettivo teorizzato da Jung. In ogni caso, è sullo studio comparato di tali simbolismi universali di ordine metafisico, trasmessi allo psichismo collettivo da arcane forze spirituali, che si basa il metodo tradizionale evoliano.